Qui ci troviamo nell'area della dermatologia oncologica, dove vengono svolte diverse ricerche cliniche, quindi applicate o indirizzate molto ai pazienti, con anche sperimentazioni di nuovi approcci terapeutici. E Laura si occupa particolarmente di quei tumori che si chiamano non melanoma, che sono frequentemente legati all'esposizione ai raggi solari. E proprio su questo la ricerca lavora, nel cercare di capire come la radiazione solare induca lo sviluppo e la progressione dei tumori cutanei e come possano essere trattati il più precocemente possibile e in maniera anche il più completa possibile, cercando di coinvolgere anche la cute intorno che è stata esposta alla radiazione solare, quindi presumibilmente già danneggiata. E tra questi trattamenti la terapia fotodinamica è uno dei più innovativi, che si basa sull'utilizzo di una particolare crema fotosensibile che viene attirata all'interno del tessuto tumorale o pretumorale, individuando tutta l'area da trattare, e una luce rossa che attiva la pomata e determina quindi il trattamento della lesione, dando anche dei risultati estetici molto buoni. Queste sono ricerche molto importanti in cui l'istituto ha contribuito e tutta la struttura ha contribuito per sviluppare nuovi protocolli terapeutici, quindi si tratta non solo il tumore ma l'area da cui può svilupparsi il tumore, quindi prevenire l'insorgenza del tumore, e su questo su cui focalizziamo l'attenzione. E parlando invece del tumore melanoma, Anna si occupa a portare avanti alcune ricerche in questo campo che l'istituto sta facendo? Sì, la ricerca in questo ambito ha un ruolo fondamentale, perché riconoscere quelli che sono i criteri per riconoscere un melanoma nella fase iniziale può salvare la vita al paziente, perché fare la mappa DNA, che è quella che viene stimolato il paziente a fare, è fondamentale ed è importante andare ad analizzare ogni singolo neo e soprattutto quelle che sono le caratteristiche del neo. Quindi la dermoscopia ci aiuta tantissimo in questo, e nei casi più difficili anche la microscopia confocale è di notevole aiuto per aggiungere criteri e notizie in più affinché si possa sapere se una lesione è buona o una lesione è cattiva, quindi deve essere asportata. L'istituto ha partecipato e partecipa attivamente a questi network internazionali proprio a definire quelli che sono i criteri di fattore di rischio, considerati come fattore di rischio dello sviluppo delle lesioni pigmentate, e quindi arrivare a un'asportazione precoce delle infestazioni che potrebbero degenerare in melanoma.